La Regione Abruzzo ha chiesto al governo un maggior numero di vaccini, lo ha fatto nel corso della conferenza Stato-Regioni di questa mattina. Le dosi sono insufficienti, anche se in prospettiva si lavora anche al vaccino con una sola somministrazione. Sulla variante sudafricana si aspettano i risultati dello Spallanzani di Roma, così l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Le varianti nella nostra regione, voi sapete che sono in un numero elevato, in alcune province hanno raggiunto anche il 70% e ha indotto il Presidente e quindi il Comitato Tecnico a mettere in atto misure restrittive. Proprio per questo motivo, proprio oggi in una conferenza Stato-Regioni abbiamo chiesto di poter avere più vaccini, quindi il problema non è il tampone, ma soprattutto avere vaccini, che risulta essere l'arma più importante per combattere questa pandemia. Il governo Cernale ha esaminato queste richieste, consapevole di questo fabbisogno, si sta valutando anche la possibilità di dare un'unica somministrazione di alcuni vaccini come l'AstraZeneca per permettere a un maggior numero della popolazione di essere vaccinato. Il piano vaccinale prosegue così come stabilito, avevamo nell'ordinanza definite le priorità, nella circolare abbiamo aggiunto gli over 80 e tutte le realtà che stiamo vaccinando, man mano arrivano le dosi, ma soprattutto il piano vaccinale nazionale aumenteremo la popolazione da vaccinare.